Buongiorno a tutti. Ho il piacere di intrattenermi in questa chiacchierata con il dottor Fabio Varotto, psicoterapeuta, iscritto alla Società Italiana di Ipnosi, e per parlare con lui di un tema molto interessante, molto particolare, soprattutto in questo momento in cui siamo chiusi in casa a causa del virus corona. E anche la formazione e l'esperienza di terapia si è spostata sulla rete. E cerchiamo di capire con lui, prima di tutto, l'efficacia, l'efficienza della psicoterapia online, che in questi tempi di emergenza sanitaria si sta rivelando fondamentale, e anche capire se e che cosa cambia nella relazione con il paziente. Il dottor Varotto ha avuto anche esperienza prima del Covid, prima che scoppiasse la bolla del Covid-19, di terapia online con italiani che risiedono all'estero e anche con giovani studenti universitari fuori sede. Ma lasciamo la parola a lui che così ci racconta un po' come funziona, se c'è diversità nella terapia tradizionale, qual è la risposta e l'efficacia soprattutto. Grazie, dottor Varotto, di essere qui con noi. Grazie a te Maria Cristina, ciao a tutti coloro che stanno ascoltando questo video. Allora, parliamo un po' di terapia online. La terapia online non è altro che la psicoterapia fatta invece che in presenza attraverso metodi come quello che stiamo usando adesso, quindi Skype o WhatsApp, Zoom, Meet, insomma, strumenti di videochiamata. Certo. Si presume chiaramente che il paziente non possa raggiungere lo studio, quindi come in questo caso per un'emergenza sanitaria o come i casi che abbiamo citato prima, no? Italiani all'estero che non possono rientrare o studenti universitari che magari fanno le prime sedute vis-à-vis, ma poi hanno bisogno di spostarsi e quindi proseguono la terapia online. Certo. Che cosa si intende per quanto riguarda la psicoterapia online? Cioè, come funziona esattamente rispetto a un momento di condivisione vis-à-vis? Nel senso, l'efficacia, la risposta del paziente, secondo lei è la stessa? Ci sono delle reticenze? Lei che cosa incontra dal suo punto di vista in questa esperienza e invece quali sono i punti di forza che invece vengono rilevati? Allora, diciamo che il colloquio di sostegno psicologico in generale è un colloquio con un professionista in cui il professionista fornisce ascolto al paziente, quindi raccoglie un po' il suo disagio, i suoi sintomi, diciamo, se Ok. porta sintomi, però non fa un intervento vero e proprio. Okay? La psicoterapia invece è un intervento vero e proprio. Allora, permettiamo che ne esistano di due tipi. Allora, esiste la psicoterapia mirata al contenimento del sintomo Ok. e invece poi esiste una psicoterapia un po' più profonda e approfondita che consiste nella modificazione di schemi comportamentali. Per fare esempi noti a tutti, allora, se io devo trattare un'ansia, un attacco di panico, probabilmente mi orienterò su una terapia di controllo sintomatico. Se invece devo trattare, per esempio, una dipendenza affettiva, sarò più spostato verso una terapia cosiddetta degli schemi di comportamento. Allora, questo è quello che ci dicono gli approcci più recenti, quelli basati sulle neuroscienze. Passiamo all'online. Chiaramente per fare questo tipo di cosa, noi tradizionalmente facciamo la nostra terapia in studio, no? Farla online non è altro che farla appunto attraverso uno strumento di videochiamata. Allora, poco fa mi hai chiesto anche dell'efficacia. Allora, in realtà noi non abbiamo degli studi scientifici che mi diano una differenza di efficacia tra una forma di psicoterapia e l'altra. Quindi posso rispondere sulla base appunto della mia esperienza. Allora, per quel che riguarda la mia esperienza, non cambia quasi nulla, nel senso che quasi tutte le tecniche sono utilizzabili in un contesto online, ma
non proprio tutte, ma quasi tutte, e diciamo che l'efficacia che riscontro in termini di numero di incontri più o meno è quella che ho ravvisato in studio. Secondo me la differenza sta proprio nel tipo di approccio anche che ha il professionista. Chiaramente un professionista che ha una maggiore esperienza anche nella terapia online, quindi che può risolvere anche quei piccoli problemi tecnici che possono esserci, da una maggiore fiducia, quindi da anche, diciamo, favorisce l'instaurarsi di una buona relazione terapeutica anche online. Anche online.